Questo programma è offerto da bentrovati ad un nuovo appuntamento di Campioni in Ritiro, penultimo giorno del ritiro degli Azzurri a Castel di Sangro in Abruzzo. Tantissime le novità, a breve ne parleremo insieme, ma io vi ricordo in primis come fare per seguirci: canale 99 del digitale terrestre in streaming www.tvcampiflegrei.it e ovviamente le nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter. E allora, come sempre, noi siamo in diretta, vi ricordo, la sera dalle 21 alle 22.30 e poi nell'edizione del mattino di Campioni in Ritiro con Giulio Intemerato e Raffaele De Lucia alle ore 11.30. Tanti temi, lo vedete nel nostro LED, parliamo di lui, di Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e ha annunciato che il bomber dei partenopei resterà in maglia azzurra per tutta la durata del contratto. Queste le sue parole: Osimhen resta a Napoli, assolutamente sì, ha un contratto per altri 2 anni, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti e i contratti sono sempre da rispettare da entrambe le parti, perché i contratti sono bilaterali, ha dichiarato il patron e poi ha concluso: finché la bilateralità c'è nei contratti e non perde mai tutta da una parte o dall'altra, si andrà sempre d'amore e d'accordo e non ci sarà alcun tipo di problema. E con Victor la bilateralità c'è dal primo momento, quindi bisogna stare sereni e tranquilli. Il presidente rassicura ovviamente i suoi tifosi, ma tante le novità: Janka Hughes, nuovo numero 24 del Napoli ufficiale, il centrocampista svedese, da oggi ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, ha scelto il numero di maglia che indosserà in azzurro, un cambio rispetto a quando era appunto in maglia Reims, dove aveva il numero 8. Non si tratta di un numero qualunque, ricordiamo, è appartenuto al nostro grande Lorenzo Insigne. E poi ancora, ecco, il Nathan è il nuovo invece numero 3 del Napoli, lo ha comunicato il club azzurro, che dopo aver ufficializzato qualche giorno fa l'acquisto del difensore brasiliano ha spoilerato anche la sua nuova divisa. Ma io direi di andare subito in diretta da Castel di Sangro dal nostro Giulio Intemerato per commentare insieme a lui le tantissime novità. De Laurentiis, come avevamo previsto, ci ha riservato all'ultimo uno dei colpi, ma mi aspetto ancora qualcosa in queste 48 ore di ritiro. Buonasera Giulio, tiriamo un sospiro di sollievo. Buonasera Taisia, sempre qui da Piazza Plebiscito, Castel di Sangro. Sì, giornata decisamente ricca e scoppiettante di notizie, perché appunto in prima battuta oggi si è disputato l'ultimo allenamento a porte aperte per la squadra azzurra e tanti tifosi sono accorsi per non perdere veramente questa ultima occasione di poter vedere da vicino i calciatori azzurri. E ovviamente è stato anche questo foriero di notizie sicuramente importanti e interessanti per quello che sarà il futuro della squadra azzurra, in particolar modo nell'arco della prossima stagione. Come tu hai annunziato proprio ai titoli iniziali della nostra trasmissione,
presidente De Laurentiis ha detto che i contratti si rispettano, quindi in questo momento non c'è alcuna situazione, voce di rinnovo in corso o quantomeno l'unica cosa certa è che c'è un contratto in essere con ulteriori, o meglio, 2 anni ancora di permanenza sicura di Victor Osimhen, accordi bilaterali, sereni, pacifici, insomma c'è tutta la volontà di ambo le parti di rispettare gli accordi e continuare questo sodalizio. È chiaro che ciò non vieta a pensare che magari questo appuntamento, o meglio questo allontanamento, in un certo modo possa essere solo rinviato alla prossima stagione, non ponendo le basi per un rinnovo nello stato attuale. Verosimilmente, insomma, è una stagione che vedrà sicuramente Victor Osimhen in prima linea, insomma, per confermare quanto di buono già fatto nella passata stagione, e chiaramente poi quando a giugno 2024 ha solo un anno dalla scadenza, sicuramente lì ci sarà un bel po' da discutere, da parlare. O si arriverà ovviamente ai titoli di coda dell'avventura del nigeriano a Napoli, o diversamente, insomma, poi chi vivrà vedrà. Ecco, oltre la notizia scelta in riferimento alla conferma in certo modo di Victor Osimhen per questa stagione nel Napoli, abbiamo visto anche l'assegnazione delle maglie per i nuovi arrivi. Nathan prende il numero 3 e in particolar modo Kajuste prende un numero che decisamente fa storia nel Napoli, il 24, che è stato di Lorenzo Insigne. Tra l'altro oggi dobbiamo anche fare gli auguri proprio a Jans Kajuste, che compie proprio 24 anni, quindi nel giorno del suo compleanno, presentazione ufficiale, conferma sul contratto con De Laurentiis, foto di rito ovviamente, maglia 24, insomma si chiude il cerchio perfetto per questo calciatore di origine americana e svedese. E gli auguri quindi vanno a Kajuste per il compleanno e per ovviamente nella speranza che possa essere davvero una stagione per lui di grande risalto, perché appunto il suo acquisto in questa sessione di mercato dovrebbe in un certo modo essere come sostituto o possibile tale di Anguissa, nelle more che il calciatore debba magari rifiatare, o addirittura nell'attesa che il calciatore africano poi parta per la Coppa d'Africa, appunto. Ma ovviamente le caratteristiche tecniche di Kajuste non si limitano semplicemente a quello dell'incontrista, perché abbiamo visto comunque essere un atleta di doti tecniche decisamente notevoli, quindi capace di saltare l'uomo, di andare in velocità e insomma di giocare anche con i tempi in anticipo sui propri avversari, quindi decisamente un valore tecnico sopraffine che comunque potrà sicuramente tornare utile alla rosa del Napoli. Assolutamente, Giulio. Intanto so che a Castel di Ciangro c'è nuovamente una gran folla in vista dell'ultima giornata di domani, che coincide anche con l'ultima amichevole, il Napoli contro l'Apollon Limassol. Sì, esattamente, domani come sappiamo è l'ultimo giorno di ritiro, o meglio di preparazione, poi sabato mattina il Napoli prenderà la strada di Castelvolturno e verosimilmente, insomma, molti tifosi, c'è chi rimarrà per godersi ancora il weekend qui a Castel di Sangro, c'è ovviamente chi come tanti oggi sono giunti nella mattinata e sono andati via in serata, altri invece si sono trattenuti, ma sicuramente domani nella mattinata allenamento a porte chiuse, in serata ore 18 ricordiamo l'appuntamento all'amichevole, l'ultima di questa serie. Il Napoli incontrerà i ciprioti dell'Apollon Limassol e vedremo in un certo modo quale sarà l'11 che mister Rudy Garcia schiererà in campo. Molto probabilmente non vedremo qualche titolarissimo, anche se oggi proprio durante la sessione di allenamento pomeridiana Anguissa è rientrato serenamente nel gruppo, così come Rahmani. Quindi non si esclude anche l'impiego degli stessi calciatori, da valutare ovviamente quella che è la posizione, o meglio l'impiego di Osimhen nella serata di domani, insomma reduce dalla botta presa proprio in allenamento da Nathan, quindi si valuterà se tenerlo a riposo precauzionale o lanciarlo così giusto per qualche minuto e dare anche possibilità a lui per una standing ovation del pubblico che riempirà anche domani in questa occasione gli spalti del Teofilo Patini.
Giulio, un'altra notizia di mercato, noi ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi, secondo il giornalista belga Sascha Tavolieri il Napoli sarebbe in trattativa con Johan Bakayoko. Ti risulta? Quali sono appunto le notizie che ovviamente tu hai da Castel di Sangro? Sì, esatto, confermo questa notizia, quindi diciamo che rientra un po' in quelle che sono quelle rose di calciatori che in un certo modo così in maniera random escono in queste circostanze. Chiaro è che questa pista è sicuramente interessante, ma resta sicuramente ancora più valida, ecco, la pista che porterebbe a Gabri Veiga, perché comunque è una situazione che ancora non ha sciolto dubbi, intendo la posizione di Zielinski, il polacco in questo momento era l'unico forse nella seduta di allenamento pomeridiano più triste rispetto agli altri, c'era tanta gioia, tanta euforia da parte dei calciatori che si sono ovviamente prestati alla ola, agli applausi e ai cori dei tanti tifosi che hanno affollato i distinti e le curve del Patini. L'unico forse che abbiamo visto decisamente sottotono è stato proprio il polacco Zielinski, insomma questo ci ha un po' amareggiato e, o quantomeno ci ha fatto pensare ovviamente a cose non di certo serene per il calciatore che in questo momento sta vivendo un turbinio di emozioni e di travaglio, perché appunto è in gioco il futuro per sé, per la propria famiglia e soprattutto perché dovrà sicuramente fare una scelta importante, cambiare nazione, cambiare cultura, insomma un cambiamento totalmente radicale, ma soprattutto anche un cambiamento economico notevole, quindi insomma sul piatto il polacco dovrà prendere una decisione molto molto importante. Una fase in cui in certo modo laddove si era trovato un accordo bilaterale, come la parola che piace ora al presidente, tra le parti, quindi tra il polacco e la società stessa, con un'offerta che ormai viaggia anche oltre 30 milioni da parte della squadra araba, insomma il Napoli è più che motivato ad accompagnare, diciamo così, teneramente il polacco verso l'uscita, quindi è questa forse la situazione più calda ora in questo momento, messo diciamo così in ghiaccio quello che è la posizione del nigeriano Osimhen, e ovviamente nel momento in cui verrà ufficializzata l'uscita del polacco, Gabri Veiga è sicuramente il calciatore in pole position per sostituirlo. Giulio, resta collegato con noi, ritorniamo da te fra pochissimo, ma noi restiamo a Castel di Sangro perché ci colleghiamo con una collega, con Gianluca Miranda, giornalista di Kiss Kiss. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito, Gianluca. Buonasera a te, Taisia, buonasera anche ai tuoi ospiti. E innanzitutto tiriamo un sospiro di sollievo per quanto riguarda Osimhen. Assolutamente, Taisia, è arrivata subito una buona notizia, noi l'avevamo anticipato nel corso di Radio Gol in onda su Kiss Kiss Napoli, le condizioni dell'attaccante nigeriano, aveva preso praticamente solamente una lieve botta e Victor ha voluto esserci a tutti i costi all'allenamento di oggi. In campo al Teofilo Patini ha svolto l'intera seduta in gruppo con una fava agonistica che ho avuto modo di ammirare a qualche metro di distanza per mia fortuna, e ha giocato sia una partita a metà campo che anche una parte di allenamento molto intensa con i compagni senza alcun tipo di problema. L'ho osservato con estrema attenzione nella corsa, ma Victor Osimhen sta benissimo, ha spaccato la porta per ben 3 volte nell'amichevole contro i compagni di squadra, esultando anche al termine della partita, quindi possiamo ritenerci soddisfatti delle sue condizioni. L'attaccante non è pronto, è prontissimo per l'inizio di stagione. Gianluca, che cosa ne pensi in primis di Kajust e poi soprattutto della maglia numero 24 che noi conosciamo molto bene? La maglia numero 24 è una maglia molto pesante, una maglia che pesa a Napoli, è un giocatore che non conoscevo prima, però mirandone le sue doti fisiche e soprattutto tecniche in allenamento, dove ha già fatto vedere le prime cose assolutamente positive, siamo rimasti impressionati. Come primo allenamento chiaramente è troppo presto per trarre delle conclusioni, ma è un giocatore che è stato preso per fare il sostituto di Ndombele, sinceramente più che Ndombele è più simile ad Anguissa per struttura fisica, per posizionamento in campo, ha fatto cose positive oggi, è anche arrivato il primo gol in maglia azzurra proprio nella partitella di allenamento, si è inserito con carattere e personalità, ma sappiamo che deve parlare il campo ancora sia per lui che anche per l'altro acquisto che è arrivato qualche giorno fa, che parlo chiaramente di Nathan, si è inserito molto bene anche lui, però dobbiamo vederli in partita, dobbiamo vederli nell'avvio di stagione. Quel che conta secondo me al momento e che è molto importante è la sintonia
con i compagni che già è arrivata in questi giorni. Ecco, secondo te, tu citavi poc'anzi, Nathan può essere il giusto erede di Kim, anche se ovviamente è presto per dirlo. È presto per dirlo, c'è qualche caratteristica che è diversa. Penso che Kim era un pochino più abituato al calcio europeo, Nathan si deve abituare ancora, ci vorrà almeno qualche settimana, per non parlare di mesi, però sicuramente l'impatto con il Napoli è stato ultra positivo. È un giocatore che si inserisce tra le linee, è un giocatore che fa reparto, è un giocatore che sta molto attento, attento all'anticipo, attento all'avversario, l'abbiamo visto in partitella, vero, coi compagni, però comunque il Napoli ci mette molta intensità proprio per volere di Rudy Garcia, che sta caricando molto la preparazione per arrivare al top della forma all'inizio del campionato. Ci ha convinto. Per parlare di livelli di Kim, serve vederlo più volte, serve vederlo in partita, serve vederlo in una partita ufficiale, in campionato, però sicuramente siamo sulla buona strada per questi primi due allenamenti, ma ripeto, è presto ancora per parlare di lui e delle sue prestazioni. Gabri Veiga potrebbe essere il fuoco d'artificio del Napoli di Garcia, secondo te? Ovviamente colpi di classe per lo spagnolo, che sostituirà ai noi Zielinski in partenza. Zielinski è chiaramente, ci dispiace tantissimo, ancora non è arrivata l'ufficialità e sappiamo che nel calciomercato può succedere qualsiasi cosa, però è molto vicino alla cessione, anche perché sono offerte rinunciabili sia per il Napoli che per il giocatore. Staremo a vedere nelle prossime ore quel che accadrà. Il Napoli ha individuato un sostituto perfetto, parlavi Taisi a poco fa di Gabri Veiga, penso sia un giocatore assolutamente completo, un giocatore che è già abituato a giocare ad alti livelli, ha tante presenze in Liga, classe 2002, è un talento spagnolo puro, i canterani spagnoli li conosciamo, sono molto forti, sono molto curati da quando sono bambini nell'aspetto tecnico, nell'aspetto individuale, quindi mi aspetto tanto da lui. Balla qualche milione ancora con il Celta Vigo, che vorrebbe il pagamento dell'intera clausola rescissoria, che si aggira intorno ai 40 milioni. Il Napoli prima aveva offerto 30 lunedì, poi si è avvicinato con 33-34 ieri. Secondo me con 35 più bonus ti avvicini alla clausola rescissoria, quindi il Celta potrebbe accettare. Abbiamo detto oggi nel corso di Radio Gol su Kiskis Napoli che l'accordo con il giocatore il Napoli già ce l'ha, e quindi praticamente balla qualche milioncino e poi potrà essere ufficializzato finalmente questo talento spagnolo. Classe 2002, ripeto, veramente un ottimo prospetto, un ottimo giocatore, potenzialmente molto 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 forte. Luca, si è parlato di un clima non positivo nello spogliatoio, di scontenti, è davvero così la situazione per quel che ovviamente ti risulta? Abbiamo criticato queste parole in questi giorni, non mi sono proprio piaciute, ci sono parole che non si devono dire, soprattutto in un momento così delicato come quello d'inizio stagione. Queste sono cose da risolvere internamente tra procuratori e presidenti, senza che vengano rese pubbliche, anche perché la squadra non è assolutamente scontenta, non c'è nemmeno uno scontento, anche giocatori come Zielinski, che magari stanno per partire, sono con il sorriso, in pieno sorriso, scherzano tra di loro, c'è un clima di armonia totale. La squadra è serena, è tranquilla e i giocatori sono molto uniti, la squadra è coesa ed unita, il tecnico Rudy Garcia già conosce ogni singolo giocatore e quindi praticamente possiamo stare tranquilli che è una squadra serena, felice e contentissima, pronta ad iniziare questo campionato. Un'ultima domanda e ti salutiamo. Gianluca, Napoli euforia ed entusiasmo nei ritiri a fronte di ansie e critiche, è la solita piazza umorale anche dopo lo scudetto secondo te? È chiaro che quando cambiano le cose in una società, in una squadra, se si parla tanto, è chiaro che l'umore dei tifosi in una piazza difficile come quella del Napoli può cambiare da un momento all'altro, ed è chiaro che quando vinci la sete di vittoria può solamente aumentare. L'ha detto anche oggi il presidente in un'intervista rilasciata a Sky Sport, che il Napoli vuole continuare a vincere, il Napoli sogna di ripetere un'altra stagione, le basi sono giuste. Manca qualche tassello, vedremo quello che succederà, ma se il buongiorno si vede dal mattino, io penso che il Napoli potrà fare una grande stagione. L'umore dei tifosi è positivo, magari qualche volta si spaventano per un ritardo sul mercato, per una parola detta magari in modo sbagliato, ma non ci dobbiamo far allarmare, il Napoli è forte, il Napoli giocherà con il tricolore sul petto nel prossimo campionato e al momento è assolutamente superiore alle altre concorrenti. Io ringrazio il giornalista Gianluca Miranda di Radio Kiskis Napoli per essere stato con noi questa sera. Grazie per la disponibilità, Gianluca. Grazie a te, Taisi. Un saluto a te e a tutti gli spettatori. Ciao a tutti. Grazie ancora a Gianluca Miranda. Restiamo a Castel di Sangro e ritorniamo in diretta da Piazza del Plebiscito con il nostro inviato Giulio Intemerato.
Sì, Taisi, eccoci qua. Sono in compagnia di Andrea De Biase, volto noto di Campi Flegrei, insomma, in quanto opinionista proprio di Dios. Ricordiamo il format degli amici Ferdinando ed Antonio, che andrà ovviamente in onda poi dall'11-12 settembre prossimo, giusto? Certo. Quindi riprenderà anche la stagione di Dios. Quindi questo è un annuncio che facciamo a tutti i nostri telespettatori. Ma ovviamente Andrea qui è per parlare anche di quella che è la situazione in Napoli oggi, insomma, fare un po' un'analisi, un excursus di quello che sta succedendo, Andrea. Allora, sì, buonasera a tutti innanzitutto. E niente, che sta succedendo? Io sono molto ottimista quest'anno, a differenza di parecchie persone che in realtà si stanno piangendo un pochettino addosso a Napoli. Napoli in realtà ha perso un solo, io vi faccio riflettere, ha perso un solo giocatore che praticamente è Kim. Kim. È stato sostituito con un calciatore di belle speranze, Nathan, però anche gli attacchi si sono assolutamente, voglio dire, indeboliti, per cui non è che abbiamo per forza bisogno del nuovo Kim. Inoltre il Napoli ha sostituito Dombélé, che era una mezzala, ricordo a tutti che era una mezzala, è vero, è di colore nero, ma non per questo significa che è praticamente il vice Anguissà. Dombélé era una mezzala, Elmas è una mezzala, Gaetano è una mezzala, Zielinski è una mezzala, non c'avevamo l'incontrista e non avevamo il centromediano metodista. Adesso con lo Per svedese, giusto. sì, assolutamente, abbiamo un attimino colmato un po' tutto quello che è il centrocampo, quello difensivo, no? Quindi in un certo modo diciamo che Cajuste, anche grazie alle sue qualità tecniche, è più completo rispetto a un Dombélé fondamentalmente. Assolutamente, ma ti dico di più, Cajuste può dare la variabilità tattica a questo Napoli, perché mettiamo il caso, è quasi ragionare di ipotesi perché non è ancora finito il mercato, no? Mettiamo che viene Vega, quindi un calciatore un po' più 8 e mezzo rispetto a Zielinski, quindi diciamo è quasi un 10, per cui in alcune partite quando io metto Vega sono assolutamente un pochettino disequilibrato A al centrocampo. centrocampo, no? Perché c'è solo Anguissa e Lobotka. Pensa tu in quelle partite dove il Napoli deve un attimino Spingere. difendere, no, ma difendere il risultato, no? Quindi puoi togliere Vega Ah, e certo, puoi chiaro. mettere i due medianacci Anguissa e Cajuste. Con Lobotka a fare il centromediano metodista. Pensa invece quando viene il raffreddore a Lobotka, lo puoi mettere come pivot davanti alla difesa e io vedo assolutamente un Napoli molto molto più competitivo rispetto all'anno scorso, perché al netto di tutto, signori, Osimhen resta a Napoli, lo ha detto il presidente, c'è un contratto da rispettare. Sono 2 anni e sono 2 anni importanti che mettono il Napoli su tutti, perché questo attacco, Kvaratskhelia, Osimhen, a destra metteteci chi volete, non ce l'ha nessuno in Serie A, per cui sono molto molto fiducioso. In effetti proprio l'innesto di queste pedine comunque rende il Napoli molto più modulare, soprattutto la nostra valutazione che il 4-3-3 che ha fatto tanto felici i tifosi napoletani grazie ai successi possa trasformarsi in corso d'opera, quindi anche durante la gara, ma soprattutto non essere proprio il modulo pregnante del nuovo mister. Vabbè, diciamo che il 4-3 resta sempre il modulo principale. Sono un po' gli interpreti che cambiano, ma il 3 a centrocampo è fondamentale in Italia, perché il pivot basso, cioè due centrocampisti in Italia sono veramente pochi per le partite a scacchi che gli altri allenatori riescono in mezzo al campo, in mediana, a costruire. Per cui veramente sono fiducioso per il fatto che il Napoli ha preso sto ragazzo e poi ha messo centimetri. Esatto. Questo è 1,88, 1,88, Vega è, pure insomma siamo a 1,85, Zielinski è 1,80, insomma abbiamo comunque guadagnato in centimetri. Attendiamo sempre l'ufficialità per Vega, ovviamente, insomma, è chiaro. Già lo vedi in azzurro, Il insomma. nostro Sì, lo ospite, sto che cosa sperando ne pensa perché invece poi del dobbiamo dire una caso cosa: Mario se il Rui? Napoli riesce veramente in questa bellissima operazione nel cedere il polacco. Voglio dire, il Napoli risparmia 10 milioni di euro di Ah già, ingaggio certo. lordi. In più, prendendo Vega, va a risparmiare con il Tutto decreto crescita. crescita, perché si parla di 2,2, ma sarà 1,5 con il decreto crescita, veramente tanta tanta roba. Mi chiedono invece dallo studio, Taisia ci chiede un'opinione, cosa ne pensi invece del caso Mario Rui, insomma, di quello che ha creato il suo procuratore Giuffrida?
Frida non è cioè, spesse volte fa queste, sì, fa queste scivolate in gamba tesa da dietro. E peccato. È cartellino rosso allora, Andrea, così. Ma assolutamente, veramente ne merita. Ha fatto la polemica, la fece pure con la Salernitana quando 20 giorni fa. Sì, esatto. Sta in causa con Iervolino, comunque c'è stata una brutta diatriba. Allora, Mario Rui ha un contratto in scadenza nel 2025, ha 32 anni, per cui noi portiamo Mario Rui a giocare con noi fino ai 34 anni. Il presidente gli dava l'opportunità di arrivare al 35esimo anno d'età, spalmando un attimino l'ingaggio e dando qualche centinaia di migliaia di euro in più rispetto alla biennalità. Esatto. Hanno detto di no e poi ha fatto questa scivolata bruttissima. Più che altro è bruttissimo è stato il fatto del chiedere garanzie tecniche per un calciatore di 32 anni, tanto di rispetto, insomma, è sempre stato uno che ha soldato la maglia, ma chiedere garanzie tecniche a 32 anni. No, ma il problema non è Mario Rui. Mario Rui è una persona che nello spogliatoio è ben integrata, per cui io penso che tornerà indietro. D'altronde ha ottenuto un grandissimo risultato con Di Lorenzo. Di Lorenzo è stato portato di fatti a 34 anni, no? Perché ce n'ha 30 con un quadriennale, di fatti arriva a 34 anni. Poi spinge per Politano, polemica anche l'anno scorso fatta con Politano, sta spingendo per Mario Rui, secondo me è un pochettino fuori luogo, però forse è il gioco delle parti, vabbè. Ovviamente il gioco delle parti, però che lede poi un po' anche il calciatore stesso, perché poi mette in cattiva luce il suo assistito fondamentalmente, perché ne fa le veci nella sostanza, quindi indubbiamente non è stata una sortita proprio felice quella del procuratore. Insomma, è un Napoli che si avvicina ormai prossimo al campionato, ai nastri di partenza. Non facciamo griglie perché appunto poi si smentiscono, ma come arriva, ecco, rispetto alle altre squadre a questo punto questo Napoli? E te l'ho detto prima, secondo me ci arriva molto ma molto bene. Ovviamente non dobbiamo andare di fretta, il Napoli oggi è completo, al netto di tutto, anche se resta il polacco, il Napoli oggi io la vedo la squadra molto più forte delle altre, perché tu pensa al Milan, no? Che sul transfer market per esempio ha superato un attimino il Napoli di qualche valore. Migliaia di sì nel valore della rosa, insomma, in termini assoluti, ma non ha un centravanti. Giroud ha 38 anni è tanto. Ha preso Cafor, che è praticamente il doppione di Leao, Pulisic e l'altro, Chukwueze, che comunque sono due doppioni, ma in avanti c'ha solo Giroud che ha 38 anni. Per cui, signori, se dobbiamo aver paura veramente di squadre che secondo me si sono assolutamente indebolite, ma la stessa Inter, poi comunque Simone Inzaghi si è dimostrato un allenatore abbastanza, voglio dire, mediocre, un pochettino la Lazio e la Juventus, ci potrebbe essere questo ritorno di fiamma, però la Juventus ha tantissimi problemi finché resta Allegri. Vabbè, io Allegri non riesco a salire su questo carro, perché Allegri comunque lo stimo, ha fatto tanto bene nel passato e speriamo che faccia tanto male nel futuro. Però voglio dire, la Juve è sempre la Juventus. Vediamo un attimino anche a livello politico come la trattano, che per noi è importante, però voglio dire, dai, siamo fiduciosi. Bene, Teresia, se ci sono altre domande, se no ovviamente io ti lascio la linea e saluto il nostro amico Andrea De Biasi, che ricordiamo dall'11 settembre prossimo su Campi Flegrei TV canale 99 riprende con Dios, giusto? Che progetti ci sono quest'anno, Andrea? No, sempre più belli, non li sveliamo, sempre più belli. Grazie. Molto telegrafico. Ringraziamo Andrea De Biasi, lo ritroveremo come dicevi tu a settembre. Giulio, noi ritorniamo da te fra pochissimo, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, non cambiate canale, vi ricordo come sempre 99 del digitale terrestre, in streaming potete seguirci Mondo Visione, www.tvcampiflegrei.it e ovviamente anche i social Facebook, Instagram e Twitter. Qualche istante di pubblicità e poi torniamo.
Centro commerciale Quarto Nuovo, perché lo shopping è una cosa seria. Scegli la Dante Alighieri e le opportunità che offre in ambito didattico in sbocchi professionali. Con l'Istituto Alberghiero Nautico Meccanico, Elettronica, Elettrotecnica, Geometra, Ragioneria, Scuola di Informatica e anche Turistico. Poi ancora offriamo corsi di formazione OS, OSA, SAB, certificazione EIPAS, corsi patente europea e corsi 24 CFU. La Dante Alighieri inoltre è anche università, con lauree triennali, magistrali, specialistiche e a corso unico, con tutor, lezioni ed esami in sede. Per maggiori informazioni visita il nostro sito istitutidantealighieri.it. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giugliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Eurogomme, specialisti del mestiere, vendita assistenza autorizzata, automoto e trasporto leggero, rivenditore dei maggiori marchi di pneumatici, non facciamo mancare nulla al cliente, con cerchi in lega di assoluta qualità. La nostra azienda è inoltre convenzionata con società di leasing per consentirti il massimo comfort. Ci trovate in via Servio Tullio numero 5052 a Napoli. Gruppo Parziale, sinonimo di qualità e professionalità. Oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti. Vasta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta su Gruppo Parziale. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 7071, o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it. Prova di sportivo, la dimensione ideale davvero per tutti. Campo da calcio regolamentare, campi di calcetto, campi di padel e area fitness con palestra. Spogliatoi dotati di ogni comfort, impianto di climatizzazione ed acqua dolcificata. Ampio parcheggio custodito e spazi esterni per l'intrattenimento. Ed ancora, terrazze panoramiche con vista sui campi da gioco, area food e feste, lounge bar con annessi tabacchi, accessori e servizi. Cosa chiedere di più? Mia Sport Village, un sogno che diventa realtà. Via Dante Alighieri SNC, angolo via Domenico Cimarosa, 810, quarto, Napoli, 081 806 27 59. MEPA Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentari. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze. Tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori
è un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli, in strada provinciale per pianura 11, telefono 081 726 1530, 081 866 6155, email ordini@mepaalimentari.com. Eccoci tornati in diretta con Campioni in ritiro fino a domani, perché poi il ritiro del Napoli termina con la gara contro la Polo Limassol, ma torniamo subito in diretta da Castel di Sangro con il nostro inviato che è circondato dai tifosi. Ritorniamo da Giulio Intemerato. Sì, Taisia, sì, è stato praticamente un attimo e sono stato praticamente circondato da amici e tifosi che ovviamente hanno visto la nostra postazione e subito hanno approfittato per scambiare quattro chiacchiere, ma soprattutto vogliamo sentire la loro voce, perché è chiaro che siamo anche qui per ascoltare l'opinione dei tifosi e sentire un po' le sensazioni, soprattutto anche alla luce di quelle che sono state le dichiarazioni di De Laurentiis quest'oggi. Allora io comincio da una mia vecchia conoscenza, perché proprio ho il piacere di ritrovare anche qui a Castel di Sangro Francesco col papà Salvatore. Buonasera. Ciao, buonasera. Insomma, sono stati compagni di viaggio in Francoforte quando siamo andati a vedere la trasferta contro l'Eintracht, tra l'altro anche ospiti a Tribuna Ferrea. Niente, allora, innanzitutto ben trovati qui a Castel di Sangro e soprattutto le sensazioni di questo ritiro, insomma. Francesco. No vabbè, buonasera, comunque no, non è la prima volta perché abbiamo casa qui. Questo ritiro, vabbè, rispetto all'anno scorso speriamo che già dall'inizio comunque si vada in grande, quindi il pensiero di ripetere l'anno che abbiamo trascorso e magari di migliorarlo anche se non sarà facile. Ovviamente noi ci auguriamo da questi nuovi acquisti e da quello che poi appunto verrà ci auguriamo di arrivare a migliorare quello che è successo. Abbiamo visto adesso con il difensore Nathan e poi con il nuovo centrocampista, e adesso si spera nell'arrivo di Gabri Veiga. Però il presidente ha detto resta Osimhen, quindi due anni di contratto, i contratti si rispettano. Francesco. Ti fermo perché abbiamo problemi con l'audio, quindi è inutile far parlare ovviamente i nostri tifosi. Adesso sì, abbiamo ripristinato. Ok, Giulio, perfetto. Continuiamo allora. Ok, scusami. Dicevo, serviva questa certezza per quanto riguarda il fronte Osimhen. Quindi magari chiuso il capitolo Osimhen in positivo, si vanno a toccare quelli che sono poi altri argomenti, no? Nella squadra, quindi magari completare quello che è il centrocampo e vedere la situazione sul fronte esterni con Lozano, se se ne va o meno. Salvatore, confermarsi non è mai facile, vincere due anni consecutivi lo scudetto in Italia ci è riuscito solo qualcuno, ma ovviamente con grandi punti interrogativi che ben sappiamo. Quindi il Napoli è chiamato a fare un'impresa quest'anno? Buonasera a tutti innanzitutto, restiamo scaramantici, no? Perché comunque noi napoletani su questo siamo bravi. La squadra c'è, qualche cosina è cambiata, ma sostanzialmente lo statuto della squadra è forte, ancora forte. La vicenda Osimhen tiene un po' in allerta un po' il tifoso napoletano, ma credo che resti, le dichiarazioni della Ventis vanno sicuramente in quella direzione. Osimhen resterà a Napoli sicuramente, anche perché serve perché dobbiamo ripetere la vittoria anche quest'anno, quindi credo in questa permanenza. L'obiettivo ovviamente è quello di andare più lontano possibile, quindi confermarsi innanzitutto in campionato, ma soprattutto anche in Champions, fare un ulteriore salto di qualità, un ulteriore step in avanti. Assolutamente. Buonasera. Io sono molto fiducioso perché ho visto anche gli allenamenti in questi giorni, li ho visti i ragazzi li ho visti molto carichi e stanno lavorando bene, quindi sono convinto che anche in Champions possiamo dire la nostra. La squadra c'è, dopo l'anno scorso dobbiamo solo avere fiducia nel presidente
ha messo la faccia, ha detto che Osimhen non va via, quindi io sono sicuro che Osimhen non andrà via. Sono molto ottimista. L'unica cosa da capire un attimino è un po' la preparazione atletica, forse l'unica cosa che mi voglio capire se effettivamente la preparazione atletica di quest'anno, abbiamo visto un po' qualche infortunio in questi giorni rispetto a quella dell'anno scorso, se diciamo durerà e darà i suoi frutti. Voglio essere ottimista, però per il resto io penso che ci stiamo muovendo molto bene. Allora andiamo qui, c'è la mia testa, dal piccolino, da Matteo, ricordo bene, giusto? Matteo, oggi sei riuscito a vedere l'allenamento del Napoli innanzitutto? Sì. Allora, che emozione è stata e soprattutto cosa hai visto di bello? Ho visto che... Guarda anche la telecamera, Matteo, non ti preoccupare. Ho visto che un bellissimo riscaldamento, soprattutto di Nathan, che era carichissimo. E ho visto è tornato Osimhen, che ovviamente fa piacere. Li ho visti molto bene, ragazzi, anche per l'anno prossimo, per magari ripetersi. Allora, invece, domanda più importante, più seria. Il Napoli in certo modo è rimasto nella sua ossatura, quadrato per gli elementi, insomma, anche della scorsa stagione, mentre le altre squadre, tutto sommato, sembra ancora essere un cantiere aperto. Quindi questo è un vantaggio anche per la squadra azzurra, no? Sì, sicuramente, perché già avere una squadra che già sa giocare a memoria è un vantaggio enorme per il Napoli, che penso che Garcia possa sfruttare nel migliore dei modi. L'ossatura c'è, però comunque il campionato italiano è difficilissimo, i difensori ormai conoscono meglio i nostri attaccanti e questo sarà un po' più difficile, però io sono molto molto fiducioso perché la squadra è molto molto concentrata, il pubblico delle grandi occasioni anche qui oggi era molto presente, tutto lo stadio era pieno e sosteneva sempre la squadra in tutto e per tutto, e questa è una cosa fantastica, il napoletano si fa sentire da tutte le parti. Tu che sei qua dietro, vieni davanti, tranquillo. Allora, il nome innanzitutto? Cristiano. Cristiano, quindi oggi sei riuscito tu a vedere anche l'allenamento del Napoli? Sì, l'ho visto, molto bello veramente. I calciatori nuovi in particolare, che sensazioni ti hanno dato? Nathan l'ho visto giocare ed è molto forte, devo dire la verità. Devo dire, l'ultimo giocatore, quel centrocampista, non l'avevo proprio visto. Cagliuste, non l'avevo notato. Ho rivisto Osimhen ed è più carico di prima. Spero che ti diventa anche un'altra volta capocannoniere e che il Napoli faccia bene anche. Ce l'hai a fantacalcio. Lo voglio prendere a fantacalcio. Spero che faccia bene anche in Champions e voglio che arriviamo in semifinale in Napoli. Perfetto, allora c'è un altro ragazzo che ha la cresta bionda avvicinati a me, insomma, quindi tu ce l'hai già Osimhen nel fantacalcio? La devo ancora prendere, però sono fiducioso per prendere. Quest'anno è guerra allora? Sì. Insomma, al di là del fantacalcio parliamo di calcio, insomma, le tue sensazioni sui nuovi acquisti, Nathan e Cagliust? Sono due grandi acquisti perché servono anche Nathan per sostituire Kim, che ha anche un ruolo molto importante perché sappiamo come ai livelli di Kim è molto difficile arrivare anche come prima stagione in Italia, e poi Cagliust che non so se giocherà titolare, se ho capito bene è sostituto di Anguissa, però è sempre un centrocampista che ci serviva, però li vedo molto bene quest'anno. Benissimo, allora Annalisa, noi abbiamo ascoltato un po' le voci, penso di aver preso tutti quanti, insomma chi avevo attorno, per sentire le opinioni. Ovviamente man mano arriveranno anche altri tifosi e avremo modo di ascoltare anche altre opinioni, quindi se non ci sono domande ti rilancio la linea, Taisia. Assolutamente Giulio, ritorneremo da te fra pochissimo e noi, prima di collegarci con il nostro prossimo ospite, ascoltiamo insieme la voce di altri tifosi che Giulio Intemerato ha ascoltato per noi questa mattina. Ancora pochi giorni e il ritiro del Napoli si conclude qui a Castel di Sangro. Ovviamente è alle porte il nuovo campionato. Ma qual è il regalo che i tifosi vorrebbero prima che inizi proprio la nuova stagione calcistica? Sentiamolo alla loro voce. Ma chiaramente la riconferma dei campioni, di coloro che hanno portato la squadra a vincere lo scudetto e che poi possa svolgersi un campionato nel migliore dei modi. Allora, io sinceramente vorrei che finissero acquistati il Napoli, Koopmeiners e Veiga. Un altro centrocampista, oppure un attaccante, un giocatore forte che possa sostituire sia, speriamo di no, Osimhen, che rafforzare il centrocampo. Un nuovo attaccante al posto di Lozano, secondo me. E poi anche un centrocampista, ovviamente.
Allora, io vorrei che il presidente almeno un giocatore, ma diciamo già formato, già cresciuto, di qualità lo prendesse. Anche perché a livello di incassi credo che qualcosina di soldi lo si sta guadagnando. Un nome di un giocatore di livello e non sempre giovani promesse da realizzare. Ah, il rinnovo di Osimhen sicuramente. Magari direi un bel colpo di calciomercato. Magari Gabriel Veiga. Secondo me che Zielinski non dovrebbe abbandonare il Napoli. Sicuramente un acquisto da parte di ADL che già sta facendo danno, sinceramente. Io sono pro presidente. Ma penso agli infortuni, che si risolvano tutto e che siano tutti pronti per l'inizio, questa è la cosa. E poi un po' di amalgama, se si crea è meglio. Secondo me desidera la conferma di Osimhen. Allora, sicuramente che Osimhen restasse con noi per fare un altro anno magnifico come l'ha fatto l'anno scorso. Poi, se l'infermeria mettesse a posto pure tutti gli altri giocatori e partiamo con tutta la squadra in pieno organico, sarebbe una cosa aggiunta al nostro desiderio. Ma sicuramente penso che quest'anno ci vuole ancora qualche altro innesto, qualcosa in più, però la squadra c'è. Speriamo che possa un po' sistemarsi questa situazione che si è creata fra rinnovi e infortuni. Ma almeno un centrocampista che sia buono per sostituire a Zielinski, che forse parte. Quindi questo penso, un nome penso a Gabriel Veiga. Allora, sicuramente un difensore. Che sarebbe veramente fondamentale avere un difensore attualmente vista la mancanza di team. Poi altra cosa molto importante è sicuramente prendere il posto di Zielinski, che non c'è più ormai, praticamente ha detto di sì alla Linda se non sbaglio. E poi altra cosa fondamentale sarebbe diciamo mantenere i punti importanti del Napoli, per esempio Osimhen. Okay. Il rinnovo di Osimhen. Il rinnovo di Osimhen ci va bene. Sinceramente sarà quello di competere sempre per il campionato e andare avanti più e di più in Champions. È il regalo che prima di tutto Osimhen non vada via, questa è la cosa principale. E poi che la squadra, cioè questo allenatore, sia allo stesso livello di Spalletti, questo lo speriamo in tanti. E cioè che quest'anno vinciamo almeno la Champions. E vorrei in verità un acquisto molto importante, secondo me Koopmeiners a me sarebbe l'ideale per il centrocampo. Sicuramente quello di ripartire forti e convinti delle proprie capacità. Allora, sicuramente una squadra pronta, pronti via, quindi alla partenza equilibrata e insomma una squadra ben tosta per affrontare tutte le difficoltà di un nuovo campionato. Vorranno tutti vincere contro di noi. Quale regalo, i prezzi più bassi possibilmente per permettere un po' a tutti di andare allo stadio. E noi, dopo aver ascoltato la voce dei nostri tifosi, andiamo in collegamento con il nostro prossimo ospite che è Maurizio Zaccone, scrittore, blogger. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie mille Thaisa a te e agli amici che ci seguono da casa. Ecco Maurizio, innanzitutto parliamo di una battaglia che ti ha visto protagonista in questi mesi, ci tengo molto a farlo, l'accessibilità dello stadio Maradona per le persone con disabilità, nuovi bagni, altri posti disponibili e il codice per accedere alla prevendita. Sei soddisfatto del risultato raggiunto? Io francamente sarò soddisfatto quando vedrò allo stadio entrare, sedersi, guardare la partita un numero decente di persone con disabilità. Fin quando questo non avviene, ovviamente, francamente di stappare bottiglie di champagne per annunci che troppe volte ho sentito e poi non ho visto non corrispondenti alla realtà, non me la sento ancora. Però devo dire che la strada è intrapresa, sono state fatte delle promesse, ci sono dei vincoli per legge da adempiere e rispettare, quindi ci vedremo e controlleremo e faremo in modo che tutto questo avvenga. C'è tanto lavoro da fare, però possiamo dire che è iniziato. Auguriamoci che il 26 agosto ci sia una lieta sorpresa. Io sarò lì a controllare, ovviamente. Parliamo del nuovo Napoli, Maurizio. In questa prima fase, che giudizio ti sei fatto del neo allenatore Rudy Garcia?
Allora, Taita, ho fiducia a Rudy Garcia, però io ho l'abitudine ogni anno di aspettare la fine del mercato e la prima del campionato per poter esprimere un minimo di giudizio, e l'anno scorso mia scelta credo sia stata più saggia, perché è ovvio che quando ci sono dei cambiamenti ci sono delle incognite che possono essere positive o negative. Noi però abbiamo uno scudetto, un tricolore stampato in petto, che ci deve dare una fiducia, ci deve evitare di scivolare in un pessimismo. Ogni voce non deve diventare una tragedia, perché a volte una voce si rivela infondata. Allo stato dei fatti abbiamo una squadra con dei nuovi acquisti che sono da vedere, un'ossatura rimasta sostanzialmente stabile, e dei rinnovi ed offerte che comunque è stato il tema delle voci. Aspettiamo, Osimhen sta col Napoli, gioca con Napoli, non abbiamo motivo oggi, ha ribadito che sarà un giocatore del Napoli, sappiamo i numeri che girano attorno a lui, però i pezzi grossi stanno lì, quindi non dobbiamo preoccuparci, perché alle volte uno ci dice c'è un clima nervoso, poi magari parli con qualcuno e scopri che non è vero, quindi meglio non applicarsi troppo e vedere come si applicano loro in campo, quanto manca poco ormai alla prima di campionato. Meno di 10 giorni, Maurizio, che ne pensi delle dichiarazioni di oggi del presidente, appunto riguardanti Osimhen? Possiamo tirare un sospiro di sollievo? Allora, le dichiarazioni io le vedo in linea con quella che con la sua politica e una sua, fra virgolette, battaglia rispetto ai contratti. Una cosa che lo manda un po' a manicomio, il fatto che si firmano i contratti, poi devo dire se c'è in linea generale un discorso che ha una logica, perché giochi bene vuoi l'aumento, giochi male non è detto lo decurti l'ingaggio, in linea generale voglio dire. Quindi le società sono un po' sempre sotto ricatto delle prestazioni dei calciatori, che nel momento in cui giocano bene ma sono pagati per giocare bene, vogliono la rivalutazione del loro stipendio, in linea del tutto generale. Il caso Osimhen è chiaramente un caso, diciamo, a parte. Lui resiste alle sirene estere e non solo, però probabilmente chiede un adeguamento con un allungamento, ma questa è una soluzione che conviene anche al club, perché permetterà una cessione fruttifera eventualmente l'anno prossimo, se c'è la volontà da ambo le parti. Sembra che oggi sia stata ribadita questa cosa, vuol dire che noi dobbiamo stare tranquilli e che Osimhen sarà, a prescindere dall'attaccante del Napoli, contento o scontento, però io so che sarà contento, perché alla fine sono ragazzi, giocano, vivono questo ambiente che si è rivelato più volte appagante, quasi sempre, per i calciatori. Quindi sono fiducioso e dobbiamo essere tranquilli e sereni. Da campioni d'Italia scenderemo in campo, Osimhen farà parte della nostra compagine. Qualora dovesse capitare qualcosa di imprevisto, significa che di imprevisto c'è anche la possibilità di andare sul mercato con cifre spropositate e magari riparare al danno. Maurizio, Nathan e Caiuste, giovani e di prospettiva, colpi di mercato in stile Napoli secondo te? Preghiamo il Dio che sia così, ovviamente. Io posso solo commentare quei video che ho visto su YouTube, ma non fanno ovviamente testo. Dobbiamo fidarci dello scouting. Questo la riuscita di un talento è una concomitanza di fattori. Alcuni sono imprevedibili, sono casuali, cioè ci vuole anche fortuna. Sono grandi talenti che non sono esplosi. Giocatori sottovalutati che invece si sono poi affermati, quindi è ovvio che si sarà puntato un giocatore ben visionato e talentuoso. Il fatto poi che ci sia la maglia giusta, che si inserisca perfettamente, è dovuto ad una serie di fattori, fra cui anche, mettiamoci, la fortuna. Quindi speriamo di essere anche fortunati oltre che bravi, e che questi giocatori facciano il loro diano il loro contributo per difendere il nostro titolo di campione d'Italia. Gabri Veiga potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una rosa già competitiva, che cosa ne pensi, Maurizio? Ti rispondo in maniera serafica, sì, assolutamente sì, potrebbe essere proprio, come ho detto, la ciliegina sulla torta di una rosa competitiva, che deve essere a tutti gli effetti confermata, e devono andarsene via queste fastidiosissime sirene, però così sarà già dalla prima di campionato. Prima di salutarci, il 12 agosto, annunciato da De Laurenti, se ormai vicino, secondo te quale, soprattutto se ci sarà l'annuncio atteso per i tifosi?
Non vorrei sbagliarmi, lei ha parlato intorno al 12, quindi ovviamente può essere che non sarà proprio il deciso, però ha voluto dare una data o comunque un'idea di data, e questo è già tanta roba, quindi è davvero necessario aspettarla quella data, dove capiremo una serie di cose. Ci fu una conferenza l'anno scorso in un clima tesissimo, del tutto diverso da quello di oggi, dove Giuntoli chiarì delle cose. Ci furono altre novità successivamente, perché poi ci fu la cessione di Koulibaly, eccetera, eccetera. Però il 12 era proprio, perdonami se ti interrompo, era proprio il 12. Quindi attendiamo tutti con ansia questo annuncio del 12. Ci sono ovviamente già varie ipotesi. In pole position volevo ecco un po' un tuo pensiero, ma è ovvio che si tratta di pensieri. È tutto un po' in divenire, diciamo che è ovvio che il mercato si fa sotto traccia e ci sono una serie di file di nudi che si sciolgono e si devono riallacciare. Probabilmente nemmeno De Laurentiis sia al corrente perfettamente, sa bene cosa dirà, se lo sa, mancano davvero poche ore praticamente, però la verità se la tiene per lui e probabilmente delle cose ancora non gli sono state chiarite, perché le varie riunioni con i procuratori continuano, quindi certe scelte avvengono a volte anche dalla sera alla mattina, quindi c'è da aspettare, però dobbiamo avere fiducia, perché questa è una stiamo parlando da, ripeto, da campioni d'Italia con un mercato immobile, diciamo senza colpi clamorosi nel resto delle squadre italiane. Il Napoli ha dominato, non solo vinto, ma stravinto il campionato scorso, quindi dobbiamo realmente essere fiduciosi e dare solo un'occhiata a questa situazione del mercato internazionale arabo principalmente, che sta un po' sconvolgendo gli equilibri, le regole e lo spirito vero e proprio del calcio. Maurizio, però ecco, si parlava, tu parlavi di fiducia, si è parlato di un clima di malcontento nello spogliatoio, tu che cosa ne pensi? Allora, io ho letto parlando con amici che invece mi diceva che questo clima non era vero praticamente, però io questo non lo posso sapere, nello spogliatoio non ci sono, non ho parlato con nessuno direttamente. Le dichiarazioni di Giuffredi in questo caso, perché presumo che a quelle fai riferimento, per logica possono essere strumentali, perché comunque Giuffredi è il procuratore anche di Lorenzo che ha rinnovato con piacere, quindi questo malcontento è probabilmente attiene a dinamiche di trattativa che secondo me non dovrebbero arrivare sui microfoni delle televisioni. Io ringrazio Maurizio Zaccone, scrittore e blogger, che è stato nostro ospite. Grazie Maurizio. Grazie a voi, un abbraccio e a presto. E noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi ritorneremo in diretta con voi, ovviamente con gli aggiornamenti sul calciomercato e con le nostre interviste ai tifosi, sempre in diretta da Castel di Sangro, fino alle 22.30. Qualche istante di pubblicità e poi restate con noi, non mancate. Chiarofer, azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento di rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer. Chiarofer, azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento di rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla.
cosa aspetti? Rispetta l'ambiente e punta alla qualità del servizio. Scegli ChiaroFer. La nostra esperienza, la tua tranquillità. Qualsiasi cosa decidi di fare, falla al meglio. Mettici tutta la passione, ma tieni sempre il controllo. Libera il tuo potenziale. Arriva dove non avresti mai immaginato. Segna la differenza tra un limite e una sfida. Anfra, per andare oltre il solito concetto di sport. Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea, specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. Centro commerciale Le Campane, il tuo porto sicuro dove fare la spesa. Il centro di assistenza fiscale di Angela Di Leva, in via Corso Italia 441, adiacente ufficio postale Bivio IV, offre una vasta gamma di servizi. Ci occupiamo di modello ISE 730, RID, INPS, IMU, TASI, bonus energia, gas e acqua. Noi offriamo anche il servizio di patronato, pensione di vecchiaia, anticipata di inabilità e di reversibilità, certificazione CUD, legge 104. Inoltre ci occupiamo anche di mutui, prestiti personali, cessione del quinto e tanto altro. Benvenuto alla carrozzeria Merone. Ad accoglierti troverai personale altamente qualificato in grado di soddisfare ogni tua esigenza. Verniciatura, riparazione carrozzeria, lucidatura a pellami, auto sostitutive di cortesia o noleggio auto giornaliera e tanti altri servizi per la tua autovettura. Vienici a trovare in sede, carrozzeria Merone, via Grotta dell'Olmo 33, uscita Licola Giuliano, telefono 081 976 9952.
Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giuliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 81 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Eccoci tornati in diretta con Campioni in ritiro. Domani sera l'ultima puntata con il gran finale. Parleremo dell'annuncio che farà il presidente Aurelio De Laurentiis. Noi speriamo che già ci sarà qualche anticipazione per la giornata di domani, soprattutto anche dopo il match delle ore 18:30 allo stadio Teofilo Patini. Ma ci ricolleghiamo subito con Castel di Sangro, dove abbiamo il nostro inviato Giulio Intemerato. Sì, Thais, eccoci, siamo di nuovo collegati, in particolar modo qui a un evento musicale questa sera. Insomma, finalmente c'è un po' di musica che alletta la serata e anche tanti tifosi che sono giunti qui a Castel di Sangro. Tifosi che ovviamente si sono avvicinati alla nostra postazione, anche perché noi ci siamo già fatti portavoce nei giorni scorsi di una lamentela, di un fatto che comunque sta lasciando un po' l'amaro in bocca a tanti, e parliamo del fatto dell'approccio, del contatto tra i tifosi e la squadra. Quest'oggi praticamente ormai al ritiro quasi terminato non si è visto nulla. Buonasera. Sì, secondo me è scandaloso che non c'è possibilità di incontro con i giocatori, almeno per un autografo, per i bambini. Noi sono 3 giorni che siamo qua a vedere gli allenamenti, ma mai un giocatore che si fosse fermato. Solo alcuni che sono privilegiati, mi sta anche bene, però almeno un giocatore si poteva fermare, qualcosa in piazza, nulla di tutto questo. I giocatori del Napoli sono venuti al ritiro a Castel di Sangro senza conoscere Castel di Sangro. Secondo me stanno soltanto nell'albergo e basta. Almeno noi tifosi ci aspettiamo un minimo di contatto. Un autografo su una maglietta, ho speso oltre i 200 euro per comprare 4 magliette del Napoli. Non me ne porto una a casa con l'autografo. Le potevo prendere a Napoli tranquillamente. O anche via internet a questo punto, insomma, senza risparmiando poi la fatica di venire fin qua. Insomma, è un fatto che non fa sicuramente piacere ai tifosi, soprattutto perché c'è gente che fa sacrifici, insomma, aspetta questo momento proprio per stare più vicino alla squadra. Sì, esattamente. Io sono 4 anni che vengo qui in questi ritiri e francamente quest'anno che c'erano delle grosse aspettative, si erano create veramente delle aspettative enormi che l'hanno capito solo i tifosi, perché le migliaia di persone che vengono tutti i giorni a vedere gli allenamenti dimostrano l'attaccamento e la portata dell'evento dello scudetto. Quindi in questo caso anche le televisioni, i media, sembrano che abbiano un po' abbandonato la società Calcio Napoli. Non lo so, il presidente ci mette sempre del suo, certamente, non crea dei climi sereni per poter lavorare bene con loro, ma credo che, faccio un esempio dal dopo Covid all'anno scorso, abbiamo avuto la piazza gremita di televisioni. C'erano decine di televisioni che informavano tutto il pubblico di quello che accadeva di mano. Adesso, tranne voi che siete stati tutti presenti ogni sera, è un'altra TV, non ne vedo altre. Si è creato un clima veramente di allontanamento dai media con la squadra. Ripeto, ci ha messo del suo anche la società, perché come diceva l'altro che mi ha preceduto, praticamente è impossibile avere un contatto, ma di festeggiamento. Non è che si mina alla salute dei giocatori, si tratta semplicemente di condividere un trionfo irripetibile, secondo me, che si è venuto a creare, ma che poi ci stanno negando giorno per giorno da quando siamo venuti qui. Certo, volevo ascoltare anche un altro amico che, appunto, di cui parlavamo della questione, un altro veterano dei ritiri. Insomma, hai fatto già diversi ritiri a Castel di Sangro, ecco, insieme, quindi
quest'anno doveva essere forse il ritiro più bello. Sì, ma come diceva mio suocero, anche in termini proprio di festeggiamenti, voi colleghi, con i giornalisti, quest'anno veramente il buio totale, ci sono due o tre emittenti e basta. Fuori allo stadio è inutile, ormai ti va a vedere l'allenamento e basta, si sa che non puoi avvicinarti per fare gli autografi, si sa, ormai è così da due anni. Fino a due anni fa ti facevano avvicinare ai cancelli e ogni giorno riuscivi a strappare qualche fotografia, qualcosa. Quest'anno zero, noi già lo sappiamo, non ci andiamo proprio, dopo l'allenamento andiamo via, che già sappiamo come funziona, è inutile. Insomma, Taisia, amarezza sicuramente, però voglio anche ascoltare i più giovani. Allora vieni qua, non, guarda la telecamera, quindi oggi sei riuscito a vedere l'allenamento del Napoli? Sì. Qual è il calciatore che ti ha colpito maggiormente? Osimhen. E invece dei nuovi acquisti che ha fatto il Napoli, che impressione ti hanno dato? Non li hai visti ancora bene allora? Sì. No. Ma faccio a te la domanda. Sei riuscito a vedere l'allenamento oggi, giusto? Sì, sì, siamo. Insomma, chi è che ti è parso decisamente già in ritmo campionato? Nathan. Nathan, una bestia fisicamente, un trattore. Guarda la telecamera, guarda la telecamera. Un trattore, ricorda molto Kim, cose. La Cazzimma, Ten, mi piace proprio come giocatore. Quindi se diciamo la società sbaglia nell'approccio con i tifosi, sul mercato sembra aver azzeccato di nuovo un'altra mossa. Una cosa che apprezzo pure del mercato, ADL, sa agire indiscreto, cose, perché comunque ha, infatti mo stanno arrivando altri due colpi, Vega dalla Spagna e mo pure Cajus, che oggi è pure il suo compleanno, auguri a lui. E vabbè, questo è poco il fatto. Però io la linea perché abbiamo un ospite in collegamento, ritorniamo tra pochissimo da te con i tuoi amici tifosi. Ecco, noi adesso abbiamo in collegamento un altro ospite, ovviamente ci distanziamo dalle dichiarazioni di alcuni tifosi, del mancato approccio della società con i tifosi e anche della presenza per quanto riguarda le altre emittenti televisive, che i motivi possono essere svariati, legati anche a natura economica, ovviamente non compete a noi su questo emettere giudizi. Parliamo per quanto ci riguarda della nostra emittente. Voi come sapete seguiamo il ritiro quotidianamente con voi in più edizioni la sera e al mattino e ovviamente fino a domani, ultima giornata in occasione anche dell'amichevole. Ma come vi dicevo abbiamo un altro ospite in collegamento. Buonasera ad Alessandro Monfrecola, ex intermediario del Ciucchi Lozano. Buonasera Alessandro, ti chiedo un'unica cortesia così da poterti vedere meglio, se puoi ecco posizionare il telefono in orizzontale. Sì, 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 grazie, buonasera a tutti. Lo sto posizionando, però non mi riesce, nel senso che non si... Evidentemente non si avrà il blocco della rotazione. Questo è il bello della diretta, lo dico a chi ci segue da casa. Sì. È ovvio che possano appunto dei piccoli problemi legati appunto alla connessione o comunque anche alle modalità di collegamento. Nel frattempo voglio leggere invece una notizia che riguarda Piotr Zielinski. Lo abbiamo detto, è sempre più lontano dal Napoli, il centrocampista polacco dopo la vittoria dello scudetto e vicino a partire in direzione Arabia. A confermarlo è anche Santi Onà, giornalista francese di Footmercato, che su Twitter fa sapere che la trattativa con la Lali è in fase avanzata. La fumata bianca è infatti in attesa nei prossimi giorni, quindi ormai sembra proprio una questione di giorni, di minuti, e purtroppo è così, lo abbiamo detto anche in svariate occasioni. E allora vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con Alessandro Monfrecola, se riusciamo a collegarci con lui. Alessandro? Sì, un attimo, sto cercando un attimo di sbloccare la situazione della relazione, perdonami un attimo. Perfetto, perfetto. Nel frattempo vi leggo un'altra notizia. Paolo Ziliani, noto giornalista, ha parlato di Luciano Spalletti, che resta sempre ovviamente nei nostri cuori. Tramite il suo account Twitter, ecco, ha dato un consiglio, diciamo così, a tutti i club di Serie A e non solo, un pensierino di mezza estate. Chi si muove a prendere prima Spalletti fa un affare, e dico chiunque. E noi su questo siamo assolutamente d'accordo.
d'accordo. È così. E l'allenatore guru dello scudetto del Napoli, che ritorna a Napoli dopo 33 anni, fa ovviamente un certo effetto pensare che possa andare altrove. Ma parliamo ancora di Jans Kajuste, nuovo numero 24 del Napoli, anche questo fa un certo effetto. Ecco, però ho Alessandro Monfregola collegato con noi. Alessandro, buonasera. Ma sono appena atterrato dal Messico, ancora il jet lag, quindi per questo tecnicamente diciamo non sono lucido al 100%. Ecco, iniziamo dal mercato del Napoli, ma anche dai rinnovi. Di Lorenzo, Raspadori, ok, Zielinski via, e Lozano? Lozano è, diciamo, è la problematica attuale, in quanto attualmente Lozano non è ancora rinnovato, sappiamo che non è neanche vicino al rinnovo. Ad oggi usciva un'ultima notizia che nel Messico l'hanno per certo di una sua eventuale acquisto di una squadra dell'MLS, quindi io non credo che Lozano rinnoverà, se non l'ha fatto ad oggi non lo rinnoverà. L'MLS è una meta gradita al Ciuchi, io credo che sia l'unica alternativa, perché offerte concrete dall'Europa non l'ha avuta. Dagli Emirati Arabi, come già ti ho detto anche l'altra volta, non ci ho mai creduto, perché lui deve fare il mondiale in casa da protagonista e quello gli eliminerebbe ogni ambizione del mondiale, quindi penso che l'MLS sia una meta ambita. Noi ricordiamo che nella Liga dell'MLS attualmente ci sono i migliori giocatori messicani, ci sta Vela, ci sta Ecator Herrera, quindi è una destinazione probabile. Ecco, invece fumata bianca per Victor Osimhen. Possiamo, l'ho detto più volte, tirare un sospiro di sollievo almeno su questo? Sì, sì, per Victor Osimhen, sì. Io non credo che non ci sono di dubbi che rimarrà. Io penso che per Victor Osimhen il problema di un'eventuale cessione si porrà l'anno prossimo, sperando che possa conquistare altri trofei. Ci aspettiamo tutto quello là a livello di Champions League. Non dico la vittoria, ma una bella colpare fino alla fine. L'anno prossimo si porrà il problema Osimhen. Quest'anno non vedo una situazione abbastanza delineata, rinnoverà e cercherà di vincere quanto più possibile col Napoli. E ritengo che dai tifosi del Napoli possono essere soddisfatti, perché fondamentale per il club è più sicuramente più Osimhen che Lozano, nonostante l'importanza di Lozano. Alessandro, Nathan e Kajuste, ecco, nuovi acquisti, colpi di mercato secondo te in stile Napoli? Perfettamente in stile Napoli, e ciò si evidenzia una caratteristica che ho sempre indicato, nel senso che nel Napoli la parte fondamentale, la parte predominante e la parte decisiva è sempre data dallo scout Micheli e dal presidente. Si sono avvicendati è stato possiamo dire predominante e fondamentale. Infatti questi sono due colpi stile Micheli, nel senso stile praticamente giocatori che sicuramente faranno bene, che pochi conoscevano, quindi possiamo dire che coerentemente e perfettamente, diciamo, in stile Napoli. Sicuramente faranno bene, perché ho fiducia negli scout del Napoli, quindi chi si preoccupava per l'addio di Giuntoli verrà smentito prontamente. Vicinissimo anche Gabri Veiga, può essere l'acquisto importante per le ambizioni secondo te della prossima stagione? Sì, è un altro acquisto importante, non so se verrà a concretizzare, perché costa sicuramente un acquisto importante. Il giocatore è un giocatore forte, veramente. Io non conosco bene la trattativa, anche perché sono stato all'estero fino ad oggi, però se il Napoli riuscirà a chiudere questo colpo, ritengo che possa essere ancora più competitiva della. Alessandro, si è parlato di scontenti, di infortuni di mercato. Pensi che ci sia un clima non positivo o comunque normali dinamiche, secondo te, di pre-campionato? Qual è il tuo pensiero in merito? No, il mio pensiero è che non ci sono né scontenti né problemi. Ricordiamo quello che è successo l'anno scorso, praticamente nel ritorno dell'anno scorso, in cui tutti davano il Napoli nella griglia e partenza allo stesso settimo posto. Quindi, ben al di là della situazione attuale, Napoli ha dimostrato che in campo, con il lavoro, con Spalletti, con una squadra ottima, una società alle spalle, ha fatto un campionato di miracoli, che vorrebbe ripetere pure quest'anno. Io non mi preoccupo del clima attuale, anzi sicuramente partiamo da una base positiva e superiore a quella dell'anno scorso, quindi sono ottimista. Prima di salutarci, Alessandro, Garcia, lo abbiamo detto, riceve un'eredità pesantissima, si gioca un pezzo importante di carriera per le aspettative della piazza, cosa ne pensi? Io penso che Garcia, effettivamente sì, perché poi a Roma
ha fatto bene ma non ha vinto. A Napoli vieni in un compito difficile, perché sappiamo dove già vinci, ripetere a vincerti è ancora più difficile. Io credo che abbia le possibilità e le carte in tavola per ripetere, sia perché ha trovato l'ambiente del Napoli fatta da De Laurentiis, un ambiente ottimo, ha trovato tutto sommato la stessa squadra dell'anno scorso, se non fatta eccezione per Kim, forse Lozano va via, però questo diciamo sposta poco negli equilibri, quindi credo che ci siano tutte le carte in tavola per ripetere la galoppata dell'anno scorso. Garcia, credo, anzi sono sicuro che possa essere la persona adatta. Naturalmente per vincere, per ripetersi, c'è bisogno anche di alcuni fattori, la componente della fortuna, degli episodi, perché il Napoli è un campionato, quello italiano è un campionato difficile, quindi io penso che il Napoli possa ripetersi. Non credo che si ripeterà con la stessa facilità dell'anno scorso, con tanti punti di differenza. Io penso che sarà un campionato combattivo, si giocherà alla fine, il Napoli la possa spuntare, anzi speriamo che la spunterà e la possa rivincere, ma non con la facilità dell'anno scorso. Io ringrazio Alessandro Monfrecola, già intermediario della Ciuchi Lozano, per essere stato nuovamente nostro ospite. Grazie Alessandro e ovviamente a presto. Grazie a te e grazie a voi per l'invito. A presto. Noi ritorniamo adesso in diretta per gli ultimi 10 minuti di trasmissione dal nostro Giulio Intemerato in piazza del Plebiscito a Castel di Sangro, in compagnia come sempre dei nostri tifosi. Giulio, dalla musica adesso. Sì, dai, questa volta mi hanno abbandonato, perché praticamente appunto è iniziata la serata canora qui in piazza Plebiscito e quindi praticamente molti giustamente si sono spostati verso il centro della piazza per ascoltare le canzoni, insomma, che si ascoltano anche in sottofondo. E quella che era l'inizio di una polemica nei giorni scorsi in riferimento agli infortuni, di fatto si è trasformato in una bolla di sapone, perché ecco, anche noi eravamo tra coloro che difendevano l'operato di Longoni, nella misura che attualmente gli infortuni che si sono manifestati hanno maggiormente natura traumatica e solo pochi effettivamente erano quelli dovuti a sovraccarichi muscolari. E riprova il fatto che oggi in allenamento Rahmani e lo stesso Victor Osimhen hanno partecipato regolarmente alla seduta pomeridiana, quindi ecco l'allarme infortuni che tanto qualcuno beava nel lanciare, soprattutto i detrattori del nuovo preparatore atletico, e ovviamente nulla questo e nulla toglie alla professionalità anche del professor Sinatti che ha lasciato il Napoli, quindi vale sempre la stessa regola, bisogna dare tempo a tutti coloro di poter lavorare e dare di prova delle proprie capacità, di prova della propria professionalità e soprattutto ecco attendere i risultati che solo il campo potrà essere poi giudice per questo prossimo campionato. E a proposito di tempo, io ti ringrazio Giulio, perché noi siamo giunti alla fine dell'appuntamento di oggi, ci ritroveremo domani per il gran finale. Voglio ricordare domani ore 11.30 l'edizione del Mattino di Campioni in Ritiro con te, con Raffaele De Lucia, e poi ovviamente la sera dalle 21 alle 22.30 per l'ultima puntata di Campioni in Ritiro. Allora c'è proprio in calcio d'angolo, diciamo, dei giovanissimi tifosi che si sono avvicinati e volevano dire anche Giulio qualcosa a loro, quindi dammi ancora qualche secondo. Perfetto, allora cominciamo, nome da dove? Allora, Ciro Minieri, sono Ciro Minieri e vengo da Napoli. Bellissimo nome, giustamente, proprio napoletana. Perfetto, Ciro Mette. Allora, sei riuscito a vedere l'allenamento oggi innanzitutto? Sì, sono riuscito a vederlo. Giulio, purtroppo abbiamo dei problemi con l'audio, non riusciamo a sentirti. Io ringrazio ovviamente i nostri giovani tifosi per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo domani mattina. Ancora grazie a te, ti ritroveremo domani mattina alle ore 11.30 in collegamento con Raffaele De Lucia per l'edizione del Mattino di Campioni in Ritiro. E poi, come vi dicevo, domani sera per l'ultima puntata fino alle 22.30 in diretta con voi per parlare degli ultimi aggiornamenti di calcio mercato. Ovviamente poi dell'esito del match che si terrà allo stadio Teofilo Patini alle ore 18.30. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata, ovviamente sempre solo sulle reti di Campi Flegrei.
Questo programma è stato offerto da...